perché uno sciopero generale e perché ora? Mi viene da rispondere con uno slogan: se non ora, quando? La città paese non si tocca, la difenderemo con la lotta. Sono solidale con loro, le famiglie più che altro. Hanno bisogno chiaramente tutti di lavorare, quindi eliminare così 420 dipendenti non è semplice. Ormai prendono questi fondi, comprano le aziende e poi le rivendono. È una cosa abbastanza triste. Quello che è successo a loro può succedere un po' a tutti noi, visto il periodo storico, insomma, la situazione economica generale. Per dire di no a questo modo di fare, che ci riporta indietro di secoli, cioè ci riporta proprio indietro quando il padrone era il padrone e disponeva sia delle macchine che delle persone. Non è più così. Bisogna andare avanti, bisogna guardare il futuro e bisogna rispettare la dignità delle persone. Nessuno ferma la classe operaia, 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 nessuno ferma la classe operaia. Domani potrebbe capitare a tutti, quindi siamo qui per difendere l'interesse dei lavoratori, l'interesse dell'economia italiana, perché in fin dei conti è quello che improvvisamente qui qualcuno decida per conto di tutti e senza nessun titolo e fine, voglio dire, ragione economica alcuna, perché l'azienda era produttiva. Questo dovrebbe far sì che tutti i lavoratori si mobilitino. Siamo della Whirlpool di Siena e quindi questo tipo di vicende lo stiamo vivendo in prima persona con la Whirlpool di Napoli e siamo venuti in solidarietà con questi lavoratori che sono stati trattati malamente, come al solito, da un'altra multinazionale. Siamo tutti GKN! Siamo tutti GKN! Si è deciso di fare questa cosa di solidarietà verso questi lavoratori licenziati così da un giorno all'altro, e comunque la Whirlpool sta facendo la stessa cosa con i lavoratori di Napoli. Che sia più che altro una partenza per un futuro anche per i nostri figli, perché così io bene o male sono arrivato in fondo, diciamo, però ho due figli che sono a casa, diciamo tutte e due, hanno 26 e 30 anni. La situazione la vedo molto triste. Speriamo di risolverla la faccenda, ma non è tanto chiara. Purtroppo con le multinazionali sono ossi duri. Credo ci sia scattata una consapevolezza, ecco, in tutto il mondo del lavoro, in tante cittadine, che questa non è solo la battaglia e la lotta dei lavoratori di GKN, ma è una battaglia, una lotta di un territorio intero, e che quello stabilimento non è solo di quei lavoratori, ma è di tutti noi. No, è quello che stiamo chiedendo al governo, anche alla luce non solo degli investimenti, ma delle linee, no, che l'Europa ci sta dando e che peraltro sono necessarie, della trasformazione energetica, della riduzione delle emissioni. Quindi un settore in grande trasformazione che ha bisogno di politiche, altrimenti casi come questi non solo si potrebbero ripetere, ma non verranno gestiti in un'unica strategia, di cui invece abbiamo grande bisogno. Firenze, suoniamo la Martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi. Insorgiamo insieme.